Negli ultimi anni abbiamo visto come la strumentazione elettronica di bordo sia cambiata grazie alla tecnologia. A ogni stagione ci sono interessanti novità da scoprire. Oggi vedremo una nuova frontiera di questo incessante sviluppo, Yacht Sense di Raymarine. L'obiettivo è ritrovare sui display di bordo un'interfaccia alla quale siamo già abituati, per esempio quando navighiamo in rete. Abbiamo già visto come questi display sono il monitor di tante strumentazioni di bordo, come per esempio la carta di navigazione, oppure il radar, o ancora i dati dei motori, l'ecoscandaglio, oppure le telecamere di bordo. Ma attraverso le app possiamo anche controllare tutti gli impianti di bordo connessi a questo sistema. Il dissalatore, lo stabilizzatore giroscopico e osservarne la modalità di funzionamento. Abbiamo già visto che attraverso questi display possiamo anche accendere e spegnere diverse utenze della barca. Ma qui abbiamo qualcosa in più, il sistema di automazione Yacht Sense. Questa è la pagina di navigazione, cioè quella che potremmo usare mentre stiamo navigando. E da qui possiamo accendere le luci di navigazione, le vediamo riportate anche sull'icona dell'imbarcazione, le luci di fonda, oppure quelle della sala macchine, le luci subacquee. Ma oltre ad accendere e spegnere, possiamo anche dimmerare queste luci. Passiamo ora alla pagina che riguarda le pompe di sentina, perché qui c'è un'altra importante novità. Possiamo attivarle e veniamo avvisati del loro funzionamento e vediamo che si accendono le luci riportando l'ubicazione delle pompe. Ma se l'attivazione fosse dovuta a una causa esterna? La luce di sentina di prua è diventata rossa. Abbiamo un allarme, sì, perché c'è una situazione di pericolo, si è attivata autonomamente, abbiamo acqua a bordo e l'allarme rimane memorizzato. Su questa pagina abbiamo anche un primo esempio del livello di automazione di Yacht Sense. Quando decidiamo di scaricare le acque nere, automaticamente viene prima aperta la valvola e poi attivata la pompa. Si potrebbero sviluppare infinite pagine relative a tanti altri impianti e sistemi di bordo. Qui, per esempio, abbiamo tutta l'energia, la gestione della corrente elettrica, della tensione a bordo. E qui tutte le luci interne che possono essere accese, ma possono essere anche dimmerate. Con questo sistema è possibile programmare una serie di funzioni. Per esempio, prima dell'accensione si potrebbero far accendere gli estrattori d'aria della sala macchine, si potrebbe riportare in posizione la plancia bagno prima di navigare, ritirare il tendalino oltre una certa velocità, si potrebbe anche programmare tutta una serie di funzioni in caso di emergenza, per esempio l'attivazione delle pompe, la chiusura degli impianti del carburante, l'attivazione di luci che ci indicano dove sono sistemate le attrezzature di emergenza e l'accensione magari automatica del VHF, pronti per chiamare soccorso. Insomma, basta soltanto avere la fantasia o l'intelligenza di immaginare quello che effettivamente vi serve a bordo, quello che vi è più comodo. Poi ci pensa Raymarine con questo sistema che è modulare e che può essere esteso all'infinito. Ok, tutto bellissimo, favoloso, ma se il display si spegne? C'è la possibilità di controllare le schede dell'impianto attraverso un piccolo monitor dedicato. E se anche quello andasse in crisi, si interviene manualmente in maniera tradizionale sui fusibili per attivare e disattivare i vari impianti.
Però l'armatore o il comandante potrebbe non conoscere tutte le funzioni di questi apparati e magari andare in crisi, fare confusione, o loro stessi potrebbero smettere di dialogare correttamente. E allora chi ci può aiutare? Attenzione, guardate questa icona, Any Desk. L'avete mai usata per risolvere problemi sul vostro PC a casa? Nella stessa maniera, attraverso questo sistema, collegando l'impianto al vostro smartphone, potete chiamare Raymarine e ricevere assistenza da remoto per risolvere anche un guasto. Ah, naturalmente siete voi che concedete l'autorizzazione ad entrare nell'impianto a qualcuno dall'esterno. Prossimamente troverete le schede della telefonia 4G direttamente nell'apparato per un collegamento diretto. Per uscire, vediamo. Ah, ok. Se ce l'ho fatta io, che non sono un millennial, ma un boomers, beh, ce la fate anche voi.